un attimo, se già fatto, sì, che picchi, punto di dolore, capito, c'è, cioè, siringa che picchi, figliate piccini, punto di picchi, la siringa oltre fine. Acqua d'Arno, il profumo della passione. Acqua d'Arno, un profumo è per sempre. Acqua d'Arno, un regalo per lei e per lui. Acqua d'Arno, è de toi delle merde. Borotalco da Bela. Borotalco mentolato da Bela. Lo puoi comprare sia da Benetti che la stazione Accellagno a Prato. Ehi, sapete cosa ci regala Tegolino? Due tegolini in più! Soffice pan di Spagna, al conigliolo e cioccolato. Con coniglioli freschi che gli hanno sparato da poco. Tegolini al cioccolato e conigliolo. La colazione perfetta. Tonno di Bacarello. Il tonno in olio d'oliva 15,40. Tonno di Bacarello, il solo. Morbido, si rompe con un crissinos. Buonasera e benvenuti nella seconda parte di Toscana Maremma Maiala Live. Nel corso della serata vedremo salire sul palco niente po' di meno che Leonardo di Garciana. Ne vedremo di quelle belle, la serata è ancora lunga come la Mifara. Direttamente da Baugiano, Leonardo di Garciana. Eccolo qua. Che c'è? Buonasera. Allora, io ho la creme della creme. Casa, cosa? Ah, chi? Ma ecco, ci fa qualche anticipazione? C'ho Vasco Rossi e mi sta aspettando a casa. Vasco Rossi a casa sua? A Baugiano? Lui sta a Baugiano, è nato a Baugiano Vasco Rossi. Come è nato a Baugiano? Vasco Rossi è di Baugiano, cosa? Io mi ricordo che era piccino e giocava con le siringhe, era piccino, sì. Davvero? Ma guarda, siamo in contatto, ci sta il solito marocchino, ci spaccia. No, comunque a parte questo. Cioè, Vasco Rossi frequenta casa sua così normalmente. Frequentava perché lo buttavo fuori di casa. Come mai? Quello è un mio nome strano. Tu sei a cena? Sì. Dice va. E abbia a ragionare. Come? Io dicevo, ma di pazienza Vasco, ma non ho capito un cazzo. E infatti lo capivo lui. Mi spiega e lui, capito, guarda Vasco, io non capisco una sega. O tu sbiasci che non capisco nulla, o tu ragioni per bene, piano piano. E lui disse una sera di fa perché ti scappa a vomitare, lui no, perché. Ma lei lo tratta così Vasco, cioè gli dice le parole. Non capiamo una sega! Celentano? Celentano, a casa mia Celentano c'è così, c'è. Ma lei mi vuol dire, Celentano ogni tanto viene a Quarrata, cioè. Come? Celentano è nato a Quarrata, tra l'altro. Ma cosa dice? Celentano è nato a Bacarello. No, io non ci credo, sinceramente. Celentano è nato a Bacarello, ma che scherzi lo so. Celentano viene a cena, Celentano gli è come avere un dito nel culo. Uguale, lo so. Due palle, due coglioni. Questa Fiorentina è troppo al sangue. Ah, dicevo sì, proprio. E io non la mangio, perché no, è la Fiorentina e poi. A poi mi mette nervoso perché quando ragiona, sai che fa? Che? E comincia a fare un discorso, avvia a ragionare, oh ma gli voglio fare tutto ho fatto ieri. Allora com'è questo vinello? Ti garba? Questo è un vino. Oh, che ragione no? Come c'è questo vino? Questo è un vino. E sta zitto! E fa le pause! Ma è nervoso, tira uno schiaffo e tira una braccia a Celentano! Ma si sa che fa le pause, cioè. No, non abbraccia, sono battute! Ma cosa? Ma zitto un coso! Zitto il tazzo! E tu non sei proprio. E voi toscani siete un po'. Un po' cosa? Rispondi! No, è un po', siete un po', e poi dopo cosa? Rispondi, e lui sta zitto, no, ma perché? Due coglioni, lo buttavo fuori. Anche ce l'hai detta? Due coglioni. Ma lei c'ha delle persone importanti così e poi le butta fuori di casa? Ora con Guccini, Francesco. Francesco Guccini, a casa mia, mangia galletti, siamo risate, vino, ubriachinarci, con Guccini. Guccini, osso, ma che scherzi, Guccini a casa mia per tutti i giorni a mangiare galletti al rostro. Leonardo, come mi vedevo, Leonardo, questo è per il vino. Ma finito la cantina di vino, ubriaco, sempre ubriaco, viene a casa mia per pesciare ogni volta che andava a un bagno, dice, Bellini, mi scappo da cacare, devo andare al gabinetto. Vai in bagno. A un certo punto, osso, e sento un casino, pum, pum,
E gli è grossa, visto gli è grosso, gli è piccolo, sì. Gli è scivolato in bagno, ma ha smerdato di gabinetto, su un casino. Sì. Se chiedo...